Książki Rozmowy z katem Kazimierza Moczarskiego. Chciałam bardzo serdecznie powitać córkę pana Kazimierza Moczarskiego, panią Elżbietę Moczarską, z którą będzie rozmawiał pan Leszek Kazana, historyk, italianista, erudyta. Nie będę zdradzać, o czym będzie się toczyła ta rozmowa. Jedyne, co mogę zrobić, to powiedzieć to, że nawet gdyby ta książka nie była na liście lektur obowiązkowych, to bym ją przeczytała. Dziękuję i zapraszam do naszych gości. Dzień dobry Państwu. Buongiorno, buongiorno a nome della signora Elżbieta Moczarska, la figlia dell'autore del libro di cui oggi discorreremo, della dottoressa Anna Giacosca, che dirige uno dei più importanti centri di conversazione storica. Varsavia si chiama Casa degli Incontri con la Storia, è a ridosso dell'Università di Varsavia, a cui al suo Dipartimento di Italianistica sono legato. Io che avrò il piacere anzitutto di fare la componente italiana di questa nostra congrega odierna, farò da interprete alla signora Moczarska, con la quale parleremo, e adesso farò un brevissimo, vi chiedo, i polskich uczestników też proszę o ciszę, vi chiedo di fare silenzio, cercheremo di andare spediti, veloci, ma anzitutto cercheremo di ascoltare quella che è una testimonianza straordinaria. Io spero che i ragazzi polacchi lo sappiano e quindi non mi ritradurrò in polacco. Poi, se sbaglio, peggio per me e peggio per i giovani polacchi se non lo sanno. Ma Kazimierz Moczarski, l'autore di questo libro, nel 1945, a ridosso della fine della Seconda Guerra Mondiale, si trova sbattuto in prigione dal governo polacco, dalle autorità polacche che vengono a questo paese imposte da chi queste terre, non c'è dubbio, le va liberando dalla più atroce delle occupazioni, dal più atroce degli aggressori, dalla Germania nazista. Ma Kazimierz Moczarski è uno dei protagonisti della lotta all'aggressore nazista, che dal punto di vista del nuovo governo è stata condotta dalla parte sbagliata. Ovviamente era difficile combattere l'occupante nazista dalla parte che sarebbe stata ritenuta giusta dal nuovo governo, perché la componente di sinistra estrema, per usare la parola, la componente comunista della resistenza è di pochi elementi, è numericamente infima, o comunque non c'è paragone tra la consistenza dell'Armia Krajowa, dell'esercito nazionale in clandestinità, e le componenti pur valorose ma altamente minoritarie che fanno capo a chi? Al Partito Comunista, peraltro decimato durante le purghe di cui spero abbiate avuto sentore di Stalin sul finire degli anni 30, e quindi a quello che risulterà, almeno per i primi anni, per i primi decenni, il grande vincitore del secondo conflitto mondiale, della seconda guerra mondiale, del governo di Mosca, dell'Unione Sovietica di
Giuseppe Stalin. Mociarski è uno dei protagonisti della lotta al nazista tra il 39 e il 45. Pertanto nel 45 viene sbattuto in galera, condannato da prima a 10, poi a 5 anni, viene risottoposto a un nuovo processo in quanto protagonista di quella lotta. E nel 52, questo ce la dirà più diffusamente la signora, viene condannato a morte. E senza sapere che la sua pena era stata commutata in ergastolo, vivrà, arrotondiamo, ma di poco, 3 anni, convinto che ogni suo giorno in quella cella possa essere l'ultimo. Beh, voi che spero abbiate qualche tenerezza per quello che contro la pena di morte, per l'Italia, per il mondo intero, voglio dirigere parole di convintissimo apprezzamento a Marco Pannella, al Partito Radicale. Se ne può parlare bene, se ne può parlare male. Meglio parlare bene, secondo me, ma un altro paio di maniche, questo è il mio punto di vista. Ma per quanto riguarda Nessuno Tocchi Caino, i meriti del Partito Radicale sono universali. Se oggi il numero dei paesi in cui vige la vergogna della pena di morte si è ridotto, questo è un grande merito italiano. E anzitutto di una componente politica in Italia minoritaria. Mociarski viene condannato a morte in Polonia, nella sua Varsavia. Perché? Perché ha combattuto il nazismo e viene tacciato di traditore. L'hai combattuto male il nazismo, perché non con la nostra parte. Anzi, apro un'ultima parentesi prima di dare la parola alla protagonista di questa nostra riunione. Ma non era poi tanto facile combattere il nazismo tra il 39 e il 41 dalla parte giusta, perché la parte giusta fino al 41, fino al 22 giugno del 41, era alleata del nazismo. E quindi se l'avessimo soltanto dalla parte giusta combattuto, avremmo dovuto aspettare 2 anni prima di combattere, se l'avessimo combattuta soltanto dal giugno del 41. Di ogni storia, anche di questa dei miei due paesi, dell'Italia e della Polonia, si può parlare male, ma per quanto riguarda la resistenza e il rifiuto subitaneo dell'aggressione del nazismo, per quanto riguarda almeno questa parentesi, la storia polacca offre una bella pagina, macchiata. Non ci sono belle pagine senza macchie, ma in questo caso bisogna fare uno sforzo non insignificante per trovare le macchie. In tanti altri, ovviamente, di sforzo ce ne vuole poco. E adesso prego la signora. Quindi queste sono un po' delle considerazioni generali, diciamo, la cornice che poi magari andremo precisando. Tenete però a mente questo particolare. Dal 17 settembre del 39 al 22 giugno del 41, quelli che dal 45, dal punto di vista del governo di Varsavia, sono gli oppositori per eccellenza, per antonomasia, per dignità, non potevano combattere, non avrebbero potuto neanche volendo combattere il nazismo, perché il loro punto di riferimento, Mosca, Stalin, del nazismo ne erano alleati. Io avrei finito per il momento, lasciato ogni speranza e faccio parlare la signora, a cui farò dentro. Come c'è stato? Witam bardzo serdecznie w szkole, do której kiedyś też chodziłam. Tym bardziej jest mi przyjemnie, że jesteście gośćmi liceum Klementyny Hoffmanowej, w której ja też kiedyś pobierałam nauki. I chciałabym wam opowiedzieć tę historię tak bardziej od strony córki, czyli mniej może historycznie, ale myślę, że taka pamięć, właśnie moja pamięć, może do was w ten sposób przemówić. Tak, będzie czekając na drugi mikrofon. La signora
vi dai il benvenuto. Io peraltro userò la prima persona del singolare traducendo la signora, così procederemo più spediti. È molto lieta, sono molto lieta di incontrarvi in questa scuola, particolarmente in questa scuola che mi ha visto studentessa di questo liceo nei miei anni di adolescente. La mia sarà più che altro quella che può essere la testimonianza di una figlia. È questo aspetto che riterrò nelle parole che vi voglio dire particolarmente significativo. L'approccio sarà quindi quello più familiare che di storia generale. Ja przyszłam na świat po już wszystkich wydarzeniach strasznych, które się działy w życiu moich rodziców obojga, bo oboje jako żołnierze Armii Krajowej i pewnego byli w pewnym filozofii, nie wiedzieli jeszcze o tym, ale byli wrogami Polski Ludowej, czyli po 1945 roku, obydwoje znaleźli się w więzieniu. Moje dzieci o 11 lat w więzieniu, a moja matka 6. I miei genitori hanno fatto parte dell'esercito clandestino senza sapere all'inizio di essere nemici del governo che avrebbe preso il potere qua nel 45. Erano gli anni 40, 41, 39, sin dall'inizio loro si trovano nei ranghi di quanti il nazismo lo combattevano. Nel 45 furono arrestati. Mio padre trascorse in carcere 11 anni, la mamma 6. Ale ja, moje po wyjściu z więzienia był dziennikarzem i był bardzo pogodną osobą. Ja właściwie myślałam, że częścią życia każdego człowieka jest więzienie. Liberato nel 56, uscito dal carcere, mio padre si dedicò alla professione di giornalista ed era molto molto sereno, al punto che io da bambina, da ragazza, pensavo che nell'esperienza di ogni essere umano ci dovesse essere un paio di anni in prigione. I mieszkaliśmy w Warszawie, dosyć ładnym miejscu przy parku, nie wiem czy Państwo czy znacie, ale to jest blisko łazienek, blisko, w bardzo ładnym miejscu, a to miejsce było też blisko pracy na rozdrożu, gdzie były więzienia stalinowskie i chodząc na spacer, będąc małą dziewczynką z moją matką, która mówiła mi, a w tym budynku tam na dole to ja siedziałam. Abitavamo in una delle zone, in uno dei quartieri più belli di Varsavia. Chiedo a voi che siete i nostri ospiti da appena pochi giorni, avete visto il parco di Vagenki? Ecco, il più bel parco urbano di questo nostro continente, con Villa Borghese ovviamente. E la signora con i genitori abitava lì. Il caso vuole che a ridosso di questo parco c'è una piazza che se non la si conosce non si percepisce neanche tale, si chiama Plaza Rozdrożu, Piazza al Piglio. Là, allora, oggi c'è la sede del Ministero di Grazia e Giustizia, allora c'era la sede del Ministero per la Sicurezza Pubblica e la mamma diceva alla signora, riuscendo a ritrovare uno dei finestrini, ah, io ero là, io sono stata un po' di anni là. Więc jakby z tą świadomością, z taką myślą cały czas żyłam, ale nie czułam grozy. To były słowa mojej żyjącej matki. Moje dzieciństwo właściwie było nieszczęśliwe. Ja, moi rodzice byli sporo starsi niż przeciętni rodzice moich kolegów. No bo wiedziałam, że jakby siedzieli przedtem w tych więzieniach. Mój ojciec wieczorami pisał książkę. Ja się właściwie wychowałam, cały czas żyłam, wtedy jeszcze nie było komputerów, przy stukocie maszyn do pisania. I wiedziałam, że piszę książkę o generale Sztropie,
którego rozkazu właściwie zlikwidowano, znaczy z którego działań zlikwidowano warszawskie getto, którego właśnie rocznica 72. powstania o getcie była, rozpoczęcia była wczoraj. Generał Sztab dowodził tą akcją w getcie likwidacji 70 000 osób. Io sapevo che i miei genitori, lo sapevo quindi, erano stati in prigione, erano stati incarcerati, ma ne parlavano con tanta naturalezza che non percepivo minimamente il terribile di un'esperienza del genere. I miei genitori, rispetto a quelli dei miei compagni di classe, delle mie amiche, erano piuttosto in là con gli anni, ma sapevo che non avevano potuto avermi prima perché erano stati in prigione. Mio padre trascorreva le serate scrivendo. Sapevo che scriveva un libro sul generale Stroop, La macchina da scrivere che batte. Io ho trascorso la mia infanzia sentendo mio padre scrivere a macchina. Sapevo che scriveva sul generale Stroop. Sapevo che costui era stato il comandante di quell'azione delle truppe tedesche a Varsavia che aveva portato la morte a 70.000 persone del ghetto. Io questo lo sapevo. Voi siete qua da un paio di giorni, oggi ne abbiamo il 20, ieri abbiamo celebrato a Varsavia i 72 anni di quell'azione che portò all'annientamento del ghetto di Varsavia. Nie wiem, czy pan chce okazać na początku, bo nie bardzo znam głosu na tyle, ale chciałam powiedzieć wam, że chciałam powiedzieć, że to, że mój ojciec, kim w ogóle był mój ojciec? Znaczy, wiecie, tak, ten temat rozmowy, spisania rozmowy ze Stroopem, czyli rozmów ze Stroopem, dotyczył, wiedziałam, że znaczy, siedzieli w jednej celi przez rok, prawie rok, w tym czasie, tego swojego 11-letniego pobytu w więzieniu. Oni dzielili jedną celę, celę śmierci. Mój ojciec miał wyrok śmierci jako wróg Polski Ludowej, sądzony po tego samego paragrafu, co generał Stroop za swoje zbrodnie zarówno w getcie warszawskim, ale także w Grecji, na Ukrainie. Największą jego zbrodnią było getto warszawskie, w związku z tym został wydany Polakom i odsiadywał swój wyrok, był jeszcze przed procesem w warszawskim więzieniu na Mokotowie. In parte ripeterò quello cui aveva accennato nelle parole di prefazione, ma voi dovete sapere chi fu Kazimierz Moczarski. Kazimierz Moczarski arrestato perché protagonista dalla parte sbagliata, dal punto di vista del nuovo governo, della resistenza. Kazimierz Moczarski di quelli 11 anni trascorsi in prigione, ne trascorre quasi un anno condividendo la stessa cella con questo generale Stroop, il cui crimine più grande è stato quello di comandare le truppe della SS, le truppe tedesche a Varsavia durante la liquidazione del ghetto di Varsavia, ma aveva fatto buona mostra delle sue capacità anche in altri luoghi dell'Europa, si era anche distinto per crudeltà in Grecia e altrove. Siccome il crimine più grande riguardava la Polonia, atti compiuti in Polonia, arrestato subito dopo la Seconda Guerra Mondiale dagli americani, viene trasmesso alle autorità polacche in quanto legati a Varsavia furono i suoi crimini maggiori. E questo è il motivo per il quale i due si trovano un terzo, un sottufficiale
che ha importanza minore, si trovano per quasi un anno, per 8 mesi abbondanti, nella stessa cella. È il paradosso, il ghigno della storia vuole che ambedue aspettano la morte. Mocharz, il protagonista della resistenza polacca, e Strop, l'assassino del ghetto di Varsavia, vengono processati e condannati facendo riferimento allo stesso articolo del codice penale. È lo stesso articolo del codice penale che porta alla sentenza di morte in ambo i casi, del resistente e del carnefice, del polacco che aveva combattuto contro l'aggressore e dell'aggressore. Mój ojciec, ale oczywiście zaczęła się od tego, że mój ojciec został do tej celi właściwie wrzucony. Wrzucony, ponieważ był ciężko torturowany. I jedną z tortur, którą postanowiły oprawcy stalinowcy mu jeszcze raz zadać, to było go posadzenie, to było właśnie to, żeby go posadzić ze zbrodniarzem wojennym w jednej celi. I w momencie, kiedy mój ojciec się ocknął, w celi właśnie, widząc nad sobą twarz Stropa, właściwie chyba jego pierwsza myśl może była i taka, że czy on żyje, ponieważ w czasie okupacji niemieckiej planował zamach na Stropa i bardzo dokładnie wiedział, jak on wygląda. I bardzo dokładnie, i obserwując go właśnie, jak jeździ koniem przez park łazienkowski, przygotowywał na niego zamach. Sul finire del 48, mio padre fu sottoposto a una serie, ne contava 49, vero? 49. Sì. Mio padre fu sottoposto a una serie di torture inenarrabili. Contava 49 tipi di tortura cui, diceva lui, sono stato sottoposto, che ho dovuto sopportare. Ma a quelle fisiche furono aggiunte quelle morali. Persa coscienza, Kazimierz Mocharski un giorno si risveglia in una cella e trova... Facciamo decantare e trova accanto a sé Strop e lui si dice: ma io sono impazzito, non è possibile. Oltretutto se lo dice perché durante la guerra lui, ufficiale della resistenza polacca, aveva programmato, progettato, disegnato gli estremi di un possibile attentato a questo torturatore. Si risveglia e nel bieco di una cella se ne ritrova la faccia e dice: qua ho l'una o l'altra, o è vero sono impazzito. Ma ovviamente è una tortura aggiuntiva. Dopo averti picchiato, ti umiliamo. Ora condividerai ogni tuo giorno, non sappiamo mai in una cella per quanto tempo, con il boia di Varsavia, con lo sterminatore degli ebrei di questa città. Ale widząc, spotykając się z tym Stropem w jednej celi, postanowił z nim rozmawiać. Mój ojciec był prawnikiem i dziennikarzem. Był wykształcony i w Polsce, i we Francji przed wojną. I był bardzo ciekawy, jak chyba odpowiedzi na takie pytanie, być może nigdy nie odpowiedziane tak naprawdę, skąd się rodzi zło. W związku z tym przez te 9 miesięcy, kiedy razem byli w liceum, rozmawiali. Strop chciał mieć publiczność, w związku z tym opowiadał. Opowiadał przed swoim procesem. Wiedział też, że mój ojciec nigdy nie wyjdzie na wolność, bo wiedział, że ta cela jest celą śmierci. Ma chiarito il paradosso. Sogno son desto, son desto. E Strop
il personaggio con il quale mi toccherà passare le mie giornate di recluso, di prigioniero di una cella, di condannati a morte. Siamo nel braccio della morte di un penitenziario. Kazimierz Moczarski decide di parlare con costui, oltretutto spero che la maggioranza di noi non avrà mai esperienze carcerarie, ma chiunque sia il conculino di una cella, cosa si può fare dal mattino alla sera? Sto zitto io e stai zitta tu. Sono 9 mesi che condividono. Kazimierz Moczarski comincia a parlare con Stroh. È un uomo colto, Moczarski. Si è laureato all'Università di Varsavia in giurisprudenza. Aveva studiato giornalismo, anche giurisprudenza e giornalismo. Aveva perfezionato i suoi studi alla Haute École di Parigi. Aveva avuto un'esperienza breve ma importante per un giovane diplomatica anche. È un uomo colto, è un uomo molto curioso, è un giurista e giornalista. Beh, se studiamo, qualunque sia la materia che prediligiamo, il problema, ma come nasce il male, ce lo poniamo. Beh, Moczarski ha accanto a sé un protagonista di quel male e si pone la domanda: come nasce il male? Come quest'uomo, so cosa ha fatto, è diventato cattivo, uccisore, assassino? E cominciano a parlare. 9 mesi di conversazioni quotidiane, di conversazioni con il mondo. Teraz pomyślałam sobie, że właściwie może wam powiem to, co ja wtedy, jako ta jeszcze mała dziewczynka, wiedziałam. Jak to się może ten los człowieka bardzo łatwo zmienić. Mój ojciec był młodym prawnikiem, jak wybuchła wojna. Był demokratą, lewizującym demokratą, zakładał kluby demokratyczne przed wojną w Warszawie. Do pracy jeździł dorożką, był bardzo towarzyski, w jego mieszkaniu kawalerskim odbywały się spotkania młodej inteligencji, która miała takie bardziej demokratyczne myślenie. W czerwcu 1939 roku poznał moją matkę i 31 lipca 1939 roku odbył się jej ślub. Ona była przepiękną, młodą dziewczyną, miała 21 lat, on miał 32. Basta poco perché la vita prenda una brutta svolta. Mio padre, la vigilia dello scoppio della Seconda Guerra Mondiale, è un giovane di bell'aspetto, ha poco più di 30 anni, di ottima cultura, di idee democratiche di sinistra. Qui forse apriamo una breve parentesi sulla Polonia di quel periodo, brevissima proprio, non vi voglio tediare, poi parlo italiano, quindi i polacchi che pur ci sono non ci capiscono. Tra il 35 e il 39, quel periodo della storia polacca che va dalla morte, maggio del 1935, del gran protagonista della storia polacca tra le due guerre mondiali, il maresciallo Piłsudski. Se andate a Roma, sotto ai Parioli, avete un brutto vialone, viale maresciallo Piłsudski. Il paradosso della storia vuole che quando la Polonia era stracolma di vie, piazze, viali, vialoni, vicoli, maresciallo Piłsudski. Nel 1945 non se ne ritrovava neanche uno. In Europa era rimasta una via Piłsudski a Roma, perché dopo la morte di Piłsudski Mussolini vuole che a Roma ci sia un viale maresciallo Piłsudski. E nel 1945, quando anche in Italia si cambia più di un nome a piazze, vie e stradoni, il governo Pardi e De Gasperi decidono di non intervenire. Tutto sommato
il capo di un paese che ha dato buona prova tra il 39 e il 45. E quindi Kazimierz Morawski in questa Polonia che sterza per la destra, sterza a destra dopo la morte di Piłsudski, noi parliamo del governo dei colonnelli di Piłsudski che nel frattempo ovviamente si erano autonominati tutti generali, cose di ogni tempo e di ogni luogo, ma la Polonia sterza a destra. Kazimierz Morawski è di coloro, di quei giovani di idee democratiche che questa sterzata non l'accettano, vedono montare anche le forze di destra chiara e proclamata. Anche questo è un motivo per il quale Kazimierz Morawski è tra i fondatori, tra i protagonisti dei cosiddetti club democratici. Poi ieri abbiamo avuto con la signora una simpaticissima discussione sul essere tendenzialmente di sinistra e socialisteggiante, ho la parola mia cara socialista tout court, ma la cosa non è poi molto, molto ai fini del nostro incontro importante. Ora, Kazimierz Morawski nel suo bell'appartamento da scapolo riceve amici, parlano di politica, fanno la bella vita nel 39 di un giovane che ha un buon lavoro, una bella testa, una bella preparazione e tanta volontà di fare per il bene. Nel giugno di quell'anno del 39 Kazimierz Morawski conosce quella che sarà poi sua moglie e la mamma della signora. Tempo un mese e mezzo, il 31 luglio, ci serve scegolizza, il 31 luglio questa data la volevo precisare, il 31 luglio si sposa, ma voi sapete che il 1 settembre scoppia la seconda guerra mondiale. Quindi Kazimierz Morawski nel 39 è questo quasi ancora ragazzo e questo giovane che la signora ha voluto presentarci. Tak, i teraz może powiem Państwu tak, może wszystko od końca. Przy tej chwili w Polsce w tym roku będzie 7. edycja Nagrody Historycznej imienia Kazimierza Morawskiego na najlepszą książkę historyczną roku. To jest dopiero możliwe teraz, bo powiedzmy od 25 lat, kiedy jest zmiana w Polsce systemu, można już mówić bardziej otwarcie. Mój ojciec właściwie jest, znaczy można mówić, można w ogóle o moim ojcu też mówić spokojnie. I mój ojciec w tej chwili patronuje najlepszej nagrodzie, jednej z najlepszych nagrod historycznych, właśnie najlepszej nagrodzie historycznej na taką książkę do czytania w Polsce, znaczy książkę historyczną, reportaż historyczny. I chciałabym Państwu puścić taki krótki filmik, który takim jest początkiem gali nagrody, animację dotyczącą mojego ojca. Myślę, że to tak Wam trochę przybliży, jak wyglądał. A Kazimierz Morawski da 7 anni è intitolato un premio, forse il più prestigioso premio che in Polonia viene conferito a chi si sia distinto per aver scritto un libro di storia di vaglia. Ma di Kazimierz Morawski, liberamente, senza essere sottoposti a censura e senza autocensurarci, possiamo parlare in Polonia, nonostante che la prima edizione preceda il 1989, ma una edizione, la prima, cui si è interessata la censura e sono piuttosto consistenti i suoi interventi. Ma di Kazimierz Morawski, senza remore, con la massima libertà, possiamo parlare in Polonia da quello che un anno, che benché molto recente, è ormai entrato nei corsi di storia e se non l'avete ancora fatto sicuramente dovrete affrontarlo, dopo il 1989. L'autunno dei popoli europei, l'Europa dell'Est che diventa democratica, che si toglie di dosso il peso della dipendenza dall'Unione Sovietica
è il sistema a partito unico che qui e in tanti altri paesi di questa parte del nostro continente vigeva. Adesso, siccome voi siete molto abituati all'immagine, ma spero anche alla parola, adesso vi faremo vedere un film che vi permetterà di avvicinarvi al personaggio. Dura quanto? Immagini, 2-3 minuti di immagini, quindi tra pochissimo ci risentite. To jest mój ojciec, to jest animacja, przez młodą, to jest animacja, jakby no, taka animacja, która jest zrobiona była na galę. To jest mój ojciec. Come vedete, è un karton animato, insomma. Vediamo Kazimierz Moczarski nel suo appartamento di Varsavia scrivere a macchina. I to jest nasz kot, który dlaczego ojciec mi pisał wszystko. Il nostro gatto coautore dei libri del mio papà. To jest taki trochę niewyraźny, bo to jest do YouTube'a. Le immagini sono forse un po' sfocate. A to jest po prostu zrobione na galę nagrody, czyli to jest na piąte. O, i to jest. Bo to jest właśnie gala nagrody historycznej i zaraz będzie ten film. To jest ktoś śpiewa. O! Ecco, alcune foto di mio padre. To jest po wyjściu z więzienia. Dopo che era uscito nel 56 dal carcere. Aveva allora 49 anni, 49 anni, no? Może powiem tak, że książka Rozmowy z Katem wyszła w Polsce w 77 roku, dosyć dawno. I została przetłumaczona na wiele języków. Aczkolwiek wyszła właściwie po śmierci mojego ojca, kiedy już nie mógł więcej powiedzieć. Niewiele z tej książki czytelnik musi dowiedzieć bezpośrednio o nim. Musiała do tego być napisana możliwa dobra przedmowa, dopiero mogła powstać pierwszy raz 25 lat temu. W międzyczasie książka została przetłumaczona na niemiecki, francuski. Jedną z ostatnich właśnie tłumaczeń jest tłumaczenie włoskie, które wyszło w 1908 roku w Volati Bolingieri i tłumaczone przez Werewiani. Il libro esce per la prima volta in Polonia nel 77, due anni circa dopo la morte di papà. Poi ha avuto traduzioni in tutte le lingue europee. La traduzione italiana per i tipi della Bollati Bolinghieri è tra le ultimissime, risale al 2008. Questo libro parla poco di mio padre. Chi voglia sapere chi è stato l'autore non trova abbastanza spunti nel libro scritto da lui, ha bisogno di un testo biografico che ne tratteggi più compiutamente il personaggio. Comunque, badate, tenete a mente, il 77, la prima edizione, il sistema più liberale in Polonia ovviamente che in altri paesi dell'est, aggiungo a quanto dettoci dalla signora un appunto che spiega il perché il libro di Moczarski sia stato, benché limato e alleggerito dalla censura, ma pubblicato. Della Polonia, ve lo dico con un mezzo aneddoto, si diceva che era la baracca più allegra del campo. Ve lo spiego con una barzelletta che raccontavamo tanto qui a Varsavia quanto la sentivamo raccontata in altre capitali dell'est. Due gatti si incontrano alla frontiera tra la Polonia e la Cecoslovacchia. Dato polacco va in Cecoslovacchia, il gatto cecoslovacco, non c'è più la Cecoslovacchia, il gatto cecoslovacco
Polsce, nie przeszkadzać, Sireka in Polonia. E il gatto polacco dice gatto in altre barzellette cane, ma non importa, anzi facciamo cane. E il cane polacco dice al gatto, al cane, sono cane, al cane cecoslovacco, ma tu ti sei ammattito, ma che ci vieni a fare? Qua non si mangia, eh sì, però si può abbaiare, però si abbaia, da voi si può abbaiare. Guardate, nel 1956 molti tra i grandi intellettuali di questa parte d'Europa, lituani, cecoslovacchi, non ungheresi, rumeni, imparano il polacco. Ottima idea, gran bella lingua. Ve lo consiglio. Anzi, se non l'avete ancora imparato, sappiate che è una profonda ma riparabile lacuna. Ora, perché? Per parlare polacco, non tanto. Per leggere in polacco, perché in Polonia venivano pubblicati libri, venivano pubblicate traduzioni che non era possibile pubblicare la baracca più allegra, baracca ma più libera delle altre, in altri paesi di questa parte d'Europa. Volevi leggere L'esistenzialismo è un umanesimo di Sartre? Una edizione polacca c'era, una edizione rumena no, una edizione bulgara no, ma se la polizia politica in Bulgaria ti beccava con l'edizione francese, oltretutto bisognava pure conoscere il francese, potevi finire male. Se ti beccava con un'edizione uscita presso una ufficiale casa editrice in Polonia, ma tu dici, ma scusate compagno, l'hanno pubblicato i compagni polacchi, non sapevo che loro sbagliassero tanto. Ecco, i grandi intellettuali di quel periodo, Brodsky, Havel, magari non riescono a dire due parole in polacco, ma sono bravi a leggere in questa lingua, non tanto, anche se pure autori polacchi, ma anzitutto vogliono avere nel polacco la lingua che li possa portare, grazie alla traduzione, alle tante traduzioni, ai grandi protagonisti del pensiero europeo del Novecento. E quindi proprio a motivo di questa relativa maggiore libertà che il libro di Mociarski può uscire già o soltanto nel 77, peraltro comincia ad essere pubblicato nel 72, ci rendiamo conto di Rodim. Nie, 62 się zaczyna. 62-64, ale w polityce było 68. Piccolo. Comunque i primi brani escono nel 68. Un mensile di Breslavia, Odra, l'Oder, dal fiume, comincia a pubblicare brani di Mociarski tra il 72 e il 74. Nel 77 la censura interviene, ma comunque il libro esce. E poi non so se parleremo del grande spettacolo di Andrzej Wajda. Prawda. Ale nie powiedzieliśmy Państwu, jak się stało, że w ogóle mówić wyszedł z tego więzienia i w ogóle dlaczego, jak to w ogóle wszystko było dalej. Więc mój ojciec był aresztowany w 1945 roku. Siedział do 56, do kwietnia 56 roku w polskich więzieniach. Nie tylko w Warszawie, akurat ze Sztropem w Warszawie, w Jamogotowie, w dużym więzieniu. To ciągle jest najbardziej czynne i też można zobaczyć też te cele teraz, ale siedział do 56 roku i wyszedł na wolność, na fali jakby amnestii. I zawsze się zastanawiałam, dużo ludzi się zastanawiało, dlaczego jednak go nie zabili. Ponieważ miał tak strasznie dużo tortur, co najmniej wyliczył je zresztą kiedyś w liście do Sądu Najwyższego, pisząc już z więzienia, było 49 rodzajów tortur chińskiego typu różnego rodzaju, jednak nie zabili go. Dlaczego go nie zabili? Ponieważ w czasie okupacji dowodził takim oddziałem dochodzeniowo-śledczym, śledził wszystkich
kolaborantów, szmarzowników, zdrajców. Wiedział właściwie wszystko o wszystkim. Czyli był niesamowitą bazą informacji. Informacji, którą te, powiedzmy, stalinowcy czy nowy reżim bardzo potrzebował. Potrzebował informacji, które chcieli od niego wyciągnąć, nigdy to się nie udało. Ale nadzieja była. Nadzieja była, ale się, w pewnym momencie, już muszę powiem, a potem już to skompiluję. W pewnym momencie, no dobra, ja wam powiem. Powiem wam tę listę osób, którą tutaj pytacie, wszystko ujawnię. I dam im listę nazwisk. Pierwsze litery tego, pełna konsternacja, musieli, że go złamali. Okazało się, że pierwsze litery tej listy tworzyły hasło po całej linii grupy. Ma come po' vi ho detto adesso, la signora giustamente è tornata a ribadirlo, Kazimierz Moczarski viene arrestato nel 1945, condannato a morte, non viene giustiziato, per oltre 2 anni non sa che la pena era stata commutata in ergastolo. Nel 1956, nell'aprile del 1956, Giuseppe Stalin è morto da 3 anni e 1 mese. Abbiamo nella storia del nostro continente quello che è il periodo del disgelo, del primo disgelo. Il titolo viene da un famoso romanzo di Ilya Ehrenburg, uno scrittore russo, sovietico. A volte ci chiediamo, ma perché quest'uomo? È una domanda che anzi non ci facciamo raramente, ma molto spesso. Perché quest'uomo è riuscito a sopravvivere? Perché quest'uomo, che Kazimierz Moczarski lo scrive in una lettera alla Corte Suprema, le torture cui sono stato sottoposto sono 49, per lo più di origine perfida orientale. Noi sappiamo che la millenaria storia dell'impero del mezzo, della Cina, conosce anche una serie di torture estremamente raffinate. Anche queste vengono applicate per schiacciare Kazimierz Moczarski, per ridurlo a persona che parli, dica tutto quello che chi lo va interrogando vuole e desidera. Non ci riesco. Ma c'è anche forse un altro motivo, che è legato a quello che Kazimierz Moczarski fa come combattente della resistenza polacca. Lui, semplificando, è anche, tra l'altro, legato a quella sezione della resistenza che indaga su quelli che possono essere tacciati di collaborazionismo, di infamia, di tradimento. Il nuovo potere lo sa. Forse mi sarà, si dice uno, un giorno forse mi risulterà, si dice un altro, sapere qualcosa su chi oggi è alleato, ma domani le purghe, i capovolgimenti nei paesi dell'est, Slansky che da gran protagonista diventa gran giustiziato, vedetevi il grande film di Costa Gavras, La confessione, con Yves Montand. Queste cose erano anche, in Polonia ne abbiamo avute di meno, ma erano nei grandi piani. Kazimierz Moczarski è la memoria vivente delle glorie, ma anche dei misfatti di quel periodo. E alla fine Moczarski pare che sia stato piegato dagli interrogatori, dalle torture, perché un giorno Moczarski consegna ai suoi carnefici, ai suoi aguzzini, un elenco di nomi, e questi si dicono: è fatta, l'abbiamo distrutto. Ma sarebbe, no, non c'è una lavagna con tanto di gessetto, ma scrive una serie di nomi
un elenco di nomi, ma alla fine qual è la delusione, poveracci, degli aguzzini? Concentrando l'attenzione sulle iniziali, vedono, le professoresse mi scuseranno se la traduzione non sarà purgata, ma dalle iniziali si capisce che lui scrive: andate a farvi. È stata purgata. Non l'hanno piegata. Non l'hanno piegata. Però forse sperando che un giorno, chissà, non l'abbiamo piegato in un anno, forse dopo 10 anni, lui tutto questo lo sa. E ci fanno i profori, dove non valgono la mia città, ci sono. Sì, ma comunque loro sanno che hanno a che fare con un uomo la cui memoria è di ferro. Quel che ricorda lo andrà a ricordare. Tak, ja jeszcze chciałam dodać, że owszem, że po tym jak się zorientowali śledczy, że on zrobił w konia, tutaj w Polsce, oczywiście miał następną serię bardzo ciężkich tortur, między innymi jedną z tortur było to, że jedną z tortur była taka, to, taka jedna z tych taka, że przedstawiono mu aby zgonił jego żony. Udzielono mu, że żona nie żyje i że żona umarła w więzieniu. I nie mogli... Myśleli, że ten sposób mojego ojca złamią. Ale on wtedy poczuł się właściwie wolny i już... I w ten sposób jakby tym bardziej go to jeszcze bardziej umocniło. Czyli nie mogli mu zrobić nic więcej. Cercando di piegare Mocharski, a un certo punto le autorità carcerarie le fanno leggere un documento dal quale si evince che la moglie è morta. Si dicono adesso si piegherà, si sentirà avvilito, gli mancheranno le forze e gli mancherà la persona per la quale resistere. È bello un giorno tornare liberi e guardare la propria moglie in faccia e poterle dire, almeno con lei accanto, poter pensare: me l'ho trovato in circostanze e vorrei che tu sapessi che se tu fossi stata con me avresti visto un uomo che non si piega. Ma loro sbagliano i calcoli. Mocharski, letto che la moglie è morta, si sente addirittura più libera. Allora non c'è una persona che mi è massimamente cara che, cercando di colpire me, vorranno colpire. E diventa ancora più certo di poter resistere a tutto. Też książki, bo tam co jakby z tego wynikło, bo większość ludzi czytając tą książkę, którą w ogóle bardzo polecam, bo ona jest napisana świetnym językiem, mimo tego, że już tak dawno napisana, ale historia jest naprawdę niesłychana. Szekspirowski, ten dramat spotkania, szekspirowski dramat spotkania właściwie oprawcy i ofiary. Nazwa się tutaj z oprawcą, z ofiarą, w celi ta rozmowa. Też jakby to jest podwójny, bo ten system to jest oprawca niemiecki, to jest system stalinowski. Wszystko się dzieje w Polsce i moje życie jest ofiarą systemu stalinowskiego. Tak, to jest bardzo niesamowite, ale te dialogi i te rozmowy, które oni prowadzą, są naprawdę niesłychane o wszystkim właściwie. Więc może tyle odpocznę. Tak, że oni rozmawiają o wszystkim. Ale mój ojciec tak, nie może w tym czasie, nie może notować, nie ma papieru, nie wychodzi na spacer, nie jest kąpany, nie wiem, jest po prostu, nie ma żadnych przywilejów więźnia, żadnych. Sztrop dostaje podwójną porcję jedzenia, dostaje listy z domu, dostaje paczki, jest traktowany jako ten zbrodniarz wojenny, jako
no, z pewną taką jako zbrodniarz polityczny, czyli ma wszystkie możliwe przywileje, oczywiście mój ojciec nie. Śpią wszyscy w bardzo małej celi, takiej malusieńki wielkości małej łazienki i wszyscy śpią na jednej podłodze razem, bo jeszcze jest jeden trzeci współwięźnik, to jest nieważne w tym momencie, ale to wszyscy śpią na podłodze, nikt, jest jedno łóżko. Sztrop chciał oddać łóżko mojemu ojcu jako przedstawicielowi wygranego zwycięzcy. Nie wiem, że wszyscy śpią razem. Co zbliża do intymności też pewnego rodzaju wyznania, jak razem siedzi w celi przez 9 miesięcy, wszystko się robi razem. Il libro è uscito in prima edizione polacca quasi 40 anni fa, nel 77. Ma vi assicuro, non è invecchiato. Si legge molto bene, si legge molto bene anche in italiano, perché veramente ottima è la traduzione di Vera Verdiani, una provetta traduttrice, ha tradotto molti libri di Ryszard Kapuściński, tra l'altro, di cose polacche in italiano. La situazione è shakespeariana, è un libro che si legge bene e con la massima attenzione, non soltanto perché è scritto bene, ma anche quello che racconta è incredibile. In una cella grande come un piccolo bagnetto si trovano chiusi per 9 mesi un generale dell'SS, un protagonista della resistenza polacca che aveva pensato di ucciderlo e che sa di condividere quei 2-3 metri quadri con chi ha sulle proprie mani il sangue degli ebrei del ghetto di Varsavia. C'è un terzo sottufficiale che qua conta di me. Il tedesco gode di tutti i possibili, che mai sono grandi, privilegi di un prigioniero politico. Mangia il doppio degli altri, riceve lettere da casa, può leggere giornali, passeggia all'ora d'aria. Tutto questo, incluso la possibilità di lavarsi, a Kazimierz Moczarski viene negato per mesi, mesi, mesi e mesi. Sztrop a un certo punto dice: hanno quei 2 metri quadrati di pavimento sul quale devono dormire, cioè c'è un letto, uno per tre. E Sztrop, che è un ufficiale tedesco, un SS, dice a Moczarski: è lei il vincitore, c'è un letto. Io capisco che se voi avete vinto, il letto è per lei. Moczarski dice no, forse anche per una certa lealtà alla quale, dovendo condividere questi 2 metri quadri d'aria, di pavimento, si sentono obbligati. No, lui dice no, dormiamo tutti alla stessa maniera, tutti ci sdraiamo per terra, tutte e tre, il letto è per nessuno se ce n'è soltanto uno. E questo dura per mesi, cioè è un aggettivo quando parliamo di libri, adesso ogni romanzo giallo su 2, shakespeariano, ogni romanzo giallo su 3, come Corneille, ma in questo caso veramente quello che descrive Moczarski è shakespeariano. In più, Moczarski non può prendere appunti, non scrive, non ha né carta né penna né matita, e quindi discorrendo con il boia, il carnefice del ghetto di Varsavia, memorizza, ascolta e memorizza. La situazione è in i sensi di smysły, może no, ecco, może no, chciałam powiedzieć tylko tyle, że mój ojciec zawsze mówił, że znaczy opowiadał mi trochę, bo jeszcze jak on umarł, ja miałam 18 lat, więc mniej więcej byłam podobnie jak w naszym wieku, ale nie więcej. Ale jeszcze zdążyłam z nim trochę porozmawiać i opowiadał mi o tym, że właściwie jak mi trochę opowiadał, że był w więzieniu, to mówił, że jakby te wszystkie zmysły człowieka w więzieniu, który jest więziony, siedzi sam, zupełnie inaczej pracują i właściwie wszystko się słyszy. Też, żeby nie zwariować, więc się ćwiczy pamięć, sobie powtarza się w głowie różne
różne wiersze, czy różne eseje, czy różne... Po prostu ćwiczy się tę pamięć, trzeba ją inaczej, to było strasznie trudno, a poza tym ojciec myślał, że jak ma taką okazję rozmowy z nazistą, to jest niesłychana jednak sytuacja, mówił, że to wszystko pamięta. Że pamięta, to jego wyłączał taśmę telefonową i to wszystko tam jest. Czyli to było niesłychane dla jego pamięć. I potem weryfikował po wyjściu z więzienia, już to pisał. No myślał, że to właściwie trochę może i koloryzował i może to wszystko jest częściowo nieprawda. Ale okazało się, że w większości mówił prawdę. Książka jego ojca jest właściwie uznawana jako taki dokument historyczny też do na przykład raportu Sztropa, bo Sztrop był tak dumny z jego wyczynu w getcie, że napisał słynny raport z tej akcji w getcie. A cała historia Sztropa, właściwie od jego dzieciństwa, plus wszystkie te opowieści jego życia są w tej książce. Więc jest to niesłychany też dokument. I właściwie zwycięstwo mojego ojca nad wszelkimi tutaj charyzmami. In una circostanza del genere, questa la storia di Kazimierz Moczarski lo conferma, i sensi si diventano di una precisione, di una sensibilità incredibile. Per non impazzire in più, ci esercitiamo la memoria. Le poesie che sapevamo già ce le ripetiamo per poterci dire non dimentico, la mia mente funziona ancora, ma Moczarski riusciva a sentire conversazioni, discorsi che avevano luogo lontano dalla cella, perché questo non riguarda soltanto la memoria, l'udito ebbe una forza, una capacità di percepire che poi il Moczarski uscito dal carcere, ovviamente, aveva perso. E io tutto questo lo so, perché mio padre me l'ha raccontato. Quando muore il papà della signora, lei è una ragazza, ha 17 anni. Moczarski muore nel 1975, c'è Ciampiotti. Nel 1900, la signora è una vostra coetanea. Però il padre aveva fatto in tempo a raccontarle anche il quotidiano, il vivere particolare nel chiuso, nella separatezza di una cella. Ora, a un certo punto Moczarski, quando scrive il suo libro, si dice ma questo Sztrop non ha aggiunto qualcosa, non voleva a volte nella crudeltà, nella bestialità farsi troppo importante, e Moczarski cerca di verificare, di controllare, va negli archivi, studia, sottopone a una controprova il racconto di Sztrop e deve dirsi no, Sztrop era nel vero, raccontava quello che aveva visto, che aveva potuto fare. In più si può raffrontare quanto su Sztrop racconta Kazimierz Moczarski nel libro che avete da qualche anno in italiano, con il, per i cultori della materia, per gli addetti ai lavori, con il famoso o famigerato rapporto di Sztrop, perché Sztrop era talmente fiero di quello che aveva fatto nell'aprile del 1943 a Varsavia, che l'aveva descritto per filo e per segno in un documento destinato alle massime autorità del Reich, che ovviamente avrebbe dovuto fruttargli promozioni e incarichi di ancora maggiore importanza. Quando noi raffrontiamo la testimonianza di Moczarski, che oltretutto ritorniamo a dire quello che già abbiamo osservato, Moczarski è curioso di questo personaggio, ma è curioso del male come nasce, indagare l'essenza del male. Moczarski ha un'occasione, a nessuno di noi auguro di averla, unica, e la sfrutta, e la racconta nelle pagine di questo veramente unico, ecco.
unico, tutto unico in questo mondo e poi si moltiplica per milioni, ma questo libro è veramente unico. Se poi la signora me lo permetterà, vorrei aggiungere un altro libro a due che secondo me, se letto insieme a questo, risulta ancora più interessante. No? Ja jeszcze tylko chciałam jedną rzecz powiedzieć, ja to może coś tak na koniec, bo jeszcze bym chciała zapytać Was, może chcieli wiedzieć. Jedną rzecz, czy Strop został powieszony w polskim więzieniu w 1953 roku? Został oskarżony o wszystkie swoje zbrodnie i został powieszony. I mój ojciec wyszedł w 1956 roku. Tak jak mówiłam, był dziennikarzem, pisał książkę. Moja matka właściwie nigdy nie wróciła specjalnie do zdrowia w tych więzieniach i dwa lata później po nim umarła. I z tego wszystkiego teraz ja się staram trochę robić dla pamięci mojego ojca, bo to jest ważne. Zresztą to był świetny i taki bardzo żywy człowiek. Ja nie zapamiętałam go zmaltretowanego ani jakiegoś zgorzkniałego. Był bardzo podobną osobą. To jest niesłychane, że tak się było. Powstają książki, o nim, dwie biografie czy trzy. Jedną napisała jedna z dosyć dobrych historyczek Anna Marcelli. To jest takie piękne, tam znalazłam w niej credo z pewnego listu, który no, napisał powieści z więzienia. Ja myślałabym, że może coś inaczej, że może nie będę czytała po polsku, czy tam później, jak po polsku może. Czy to... Mamy to po polsku. Właśnie nie mamy tego po polsku. To zostaw, przepraszam. Dobrze. Ta kartka. Ja mam. Może tutaj. Przeczytam mam parę słów od mojego ojca. To można tylko przetłumaczyć. Tak. Ora, come vi ho già detto, nel 75 mio padre muore a 68 anni, due anni dopo muore anche la mamma, che peraltro uscita dal carcere non ebbe più neanche un anno di vita in buona salute, il carcere l'aveva massimamente provata. Io credo di dover fare qualcosa, di dover qualcosa alla memoria di mio padre, anche perché fu, come lo ricordo, un uomo che seppe nel 56, dopo 11 anni di atroci sofferenze, a cui oltretutto vanno aggiunti i 6 anni di guerra, non era vita normale quella tra il 39 e il 45, lui nel 56 riavuta la libertà, cerca di cantire alla vita quello che un uomo spetta. Ha una figlia, lavora, si dedica serena al suo lavoro di giornalista, di uomo dedito a molte importanti cause sociali. La signora non l'ha detto, ma Kazimierz Moczarski è tra quanti combattenti. Tevano allora una delle allora almeno più tristi piaghe di questo paese, l'alcolismo. Kazimierz Moczarski è in prima fila a combattere quel fenomeno allora molto più accentuato di quanto, grazie a Dio, non sia oggi. E alla sua vita è dedicato un libro, se permette lo faccio vedere, non è l'edizione giusta, ma comunque una brava, valente storica di Varsavia, Anna Marcewicz, ha tratteggiato un primo abbozzo di una possibile biografia di Kazimierz Moczarski, ma sperando che magari a conclusione dei nostri interventi volete fare qualche domanda, la signora vorrebbe leggervi, poi la rivediamo questa cosa in italiano, qualche appunto di suo padre, una specie di testimonianza, di confessione. Prego.
Kilka słów. Może nie wszystkie, ale nie znam większość. Nie lubię frazesu i wielkich słów, bo zawsze podejrzewam, że tu kryje się oszustwo. Nie lubię kandydatów na aniołów, bo staram się w końcu bydlakami. Tra le cose scritte da Kazimierz Moczarski per autodefinirsi, per autopresentarsi, per dire quello che riteneva fosse importante. Non amo, detesto, non amo le grandi parole, perché sospetto sempre che... Non amo le grandi parole, perché sospetto sempre che aprano la strada all'inganno. Non amo i candidati ad angeli, perché di solito diventano bestie. Nie lubię nacjonalizmów i rasizmów, tych wielkich i tych małych. Nie lubię faszyzmu i dyktatury, niezależnie od formy występowania. Nie lubię krótkonogich urzędników, nie lubię pogardy dla człowieka. Nie lubię krótkonogich urzędowych mitów. Nie lubię pisania wodą i wazeliną. Nie lubię, gdy ma się w głowie recepty kontrolowane przez prasę. Nie lubię, gdy słowo zabija myśl. Nie lubię, gdy parlament jest zbyt skrajną fikcją woli ludu. Nie lubię wiary w szczęście tego bożka głupców. Detesto i nazionalismi e i razzismi, sia quelli grandi che quelli piccoli. Detesto il fascismo e la dittatura, indipendentemente da come si manifestino. Detesto chi disprezza l'uomo. Detesto i miti ufficiali, hanno le gambe corte. Detesto chi scriva sull'acqua. Detesto quando si rispetta quello che viene imposto e la stampa che lo fa. Detesto quando la parola uccide il pensiero. Detesto quando il Parlamento è una presa in giro, prende in giro la volontà del popolo. Detesto chi crede nella felicità, quella divinità degli stupidi. Nie lubię rozbujałej rozbieżności ekonomicznej wśród ludzi. Nie lubię, gdy starcy są bez zaopatrzenia i muszą iść, jak niegdyś Indianie galaryjscy, głodową śmierć puszczy ludzkiej. Detesto quando tra i ricchi e i poveri c'è un baratro. Detesto quando non ci si preoccupa dei vecchi e li si costringe a muoversi, come un tempo erano costretti gli indiani canadesi, verso una morte fatta di fame nel mezzo della foresta dell'indifferenza umana. A co lubię? Wolność, demokrację, socjalizm, zdolność międzynarodową i międzyludzką, poczucie godności własnej, czyste mieszkanie, prawidłowe jedzenie, dobre ubranie dla wszystkich. Teatr, kino, koncert, sport, muzeum, naukę, książkę dla wszystkich. Auto, telefon, pocztę, kolej dla wszystkich. Kontrolę publiczną, wolną opinię publiczną, ruch, pracę bezkarną, idealną, obrazy, róże, wiersze i samotność, która jest jak kawał bursztynu. I dobry gest mojej ręki, i szczupłe dłonie, i czyjś intelekt. Cosa mi piace invece? La libertà, la democrazia, il socialismo, la solidarietà tra i popoli e tra le persone,
la dignità, una casa tenuta bene, linda, il buon mangiare, il vestire elegante per tutti, e anche il teatro, il cinema, i concerti, lo sport, i musei, la dottrina, il libro per tutti, e per tutti anche un utilitario, una macchina, un telefono, le poste, le ferrovie, per tutti. E l'opinione pubblica libera, il movimento, un lavoro che non distrugga quadri, rose, poesie, e la solitudine che avvolge con una gemma, e anche una stretta di mano, e delle mani strette e belle, e il pensare, l'intelletto degli altri. Tyle myślę. Chciałabym bardzo polecić nam tę książkę. Może macie jakieś pytania? Noi avremmo finito, finiamo raccomandandovi questo straordinario libro Conversazioni con il Boia, che avete anche in italiano, e se adesso avete delle domande, fatevi sotto. Tak, ja więcej mówiłam o moim ojcu i więcej o tej historii z perspektywy ojca, ponieważ jakby w książce właściwie tego mojego ojca nie ma. Ta cała książka... Sono pienamente d'accordo con lei. Naturalmente io ho affrontato questa storia dal punto di vista di mio padre, ma anche perché di mio padre in questo suo libro non si parla quasi per nulla. Strop c'è nel libro, qua volevo che ci fosse Kazimierz Moczarski. I teraz tak, Strop był wychowany w dobrej mieszczańskiej rodzinie w Detmoldzie. I jego, w każdym razie był bardzo, jego matka, ożeniony był z córką pastora, ale nie cenił za bardzo książek, ponieważ całą bibliotekę pastora właściwie dość szybko sprzedał. I był takim typowym przykładem urzędnika, powiedzmy, można nazwać w pewien sposób, czy karierowicza, który wiął się po szczeblach kariery, był ślepy i posłuszny rozkazom, nie miał żadnej refleksji. Nigdy do końca nie przyznał się, znaczy w ogóle nie uważał, że zrobił cokolwiek złego. W ogóle nie miał problemu. Że on z tego miał w ogóle problemy. To był jego rozkaz, on wykonywał rozkazy i uważał, że to jest zgodne z filozofią nazistowską i z posłusznym wykonawcą, jest tu przyłożonym był Himmler akurat tutaj przy Getcie, nie miał żadnej refleksji. Myślał zresztą, że był dosyć głupi, mój ojciec uważał, myślał, że kamienie rosną z ziemi. Tak, jego kwestie są niesłychane, jak on opowiadał nam o tym, jak zwiedzał obóz koncentracyjny przed jednym z pierwszych obozów koncentracyjnych, gdzieś tam było wszystko łączy z przodyczkami do zębów papierem toaletowym. Nigdy tego nie zweryfikował w swoim myśleniu. Strop nasce in una famiglia nel 1895. Strop nasce nel 1895, peraltro sappiamo che appena finita la prima guerra mondiale non vede l'ora di poter partecipare a un'altra, perché fa in tempo a essere soldato della grande guerra. Nasce in una famiglia borghese, cattolica, la signora non ha voluto dircelo, ma Strop, prima di uccidere, prima di distruggere un quartiere pieno di gente, si fa il segno della croce. Strop nasce in una famiglia cattolica, borghese, sposa la figlia di un pastore,
potrebbe anche darsi a qualche lettura, perché la biblioteca del suocero è piuttosto ricca, ma non perde tempo a vendere i libri della biblioteca che aveva in quanto marito della figlia ereditato. Vuol far carriera, viene promosso, è a cavallo tra il soldato e l'impiegato provetto, l'impiegato affidabile. Lui il problema del male non se lo pone, ma cosa ho fatto? Ho ubbidito agli ordini. La dimensione, il famoso Beffelisbeck, l'ordine non si discutono, perché condannarci, processarci per aver obbedito agli ordini, siamo tutti soldati. L'unico forse da condannare, forse per Gering anche lui, sarebbe Gering nelle conversazioni con Gilbert, dice ma neanche Hitler è condannato. Però semmai soltanto lui, perché è lui la fonte degli ordini. Quindi questi problemi cui lei, giustamente anche riferendosi alla banalità del male di Eichmann a Gerusalemme, di Hannah Arendt, questo problema Straub non se lo pone. La signora ci ha ricordato quello che di Straub pensava il suo padre. Era tutto sommato stupido, ma era anche in grado di confermarlo con certe sue disquisizioni di cultura generale. La terra che se fertile fa nascere anche i sassi un po' come le piante, dalla terra vengono, ma anche in altri argomenti che se abbiamo un po' di cultura generale riusciamo almeno a sbrigarcela. Lui è impacciato, ma Dio non si pone il problema, ma cosa serve sapere tutto questo? Esatto, jednak jeszcze wracając Straub'a, ja czytałam teraz niedawno fragment do Skatem, teraz się przypominałam w związku właśnie z rocznicą powstania w Getcie. I tam jest taki niesamowity opis wysadzenia synagogi, znaczy są słowa Straub'a. Synagoga warszawska była jedną z największych tutaj synagog, jakby całym zniszczeniem getta było wysadzenie synagogi. Opowieść Straub'a, jak on ją wysadza, jak do tego, jak to dla niego była fantastyczna feria fajerwerków i że to wreszcie ten naród żydowski przestanie istnieć. I tym jednym guzikiem on to być, on po prostu był jakimś fanatykiem niesłychanym, taka opowieść jest tak barwna i kolorowa i on tak się zachwyca. Efekty specjalne. Efekty specjalne, tak. To było niesłychane. I on po prostu taką opowiadał w tej celi, taka niesamowita jakaś wizja tej ziemi już bez tych Żydów. To jest niesamowita. Nell'anniversario, l'abbiamo ricordato, dell'annientamento del ghetto di Varsavia ho ripreso in mano il libro di mio padre e l'ho aperto là dove Straub, che è il responsabile diretto di quanto viene fatto qua, racconta come si è accinto a adempiere il suo alto compito. Fa saltare in aria la sinagoga di Varsavia. Ma nella sua descrizione è un avvenimento che eccita. Quanti effetti speciali, tuoni, c'era un insieme di colori, di esplosioni, la gente che moriva, tanti ebrei alla volta, finalmente ci stiamo avvicinando al mondo che, come ha detto Hitler, come recita la nostra dottrina, sarà finalmente accettabile quando sarà senza di loro. E lui lo racconta. Loro si imbattono in quella cella nel 49, 4 anni dopo la guerra. Quindi c'è oltretutto anche una certa sincerità. Sì, non siamo riusciti a farlo, forse siamo stati troppo clementi. Forse neanche la nostra macchina di distruzione, non esageriamo con queste capacità dei tedeschi di organizzare tutto, non ci siamo riusciti. E
trash talk. Cioè, anche con, adesso mi permetto di aggiungere, non so se voi abbiate letto, è un libro facilmente reperibile nelle grandi biblioteche di tutto il mondo, poi in quelle di Bologna sicuramente. Le conversazioni di uno psichiatra americano, Gilbert, che è a Norimberga tra il novembre del 45 e l'ottobre del 46. Ma specie poi sono anche in un modo un po' preoccupante, seducenti quegli scambi di battute, non con i vari Frank eccetera, ma con Goering, che Goering oltretutto ha, come dicono i francesi, di panache. Goering si dice no, ma io vi riconosco il diritto, siete i vincitori di uccidermi, ma guardate quanto fascino umano sprigiono io. Vi pare possibile che una personalità, un personaggio così seducente come possa aver partecipato a quei crimini? Ecco, rispetto a un Goering che dice sono troppo brav'uomo, vi diverto troppo per poter essere tra i responsabili di quella carneficina, no, Stroop dice, anzi, se io ho qualcosa di cui non vado fiero è che non ho partecipato appieno a questo grande disegno di distruzione. Questa è Stroop e questo è Chatsky che ce lo fa vedere. Tak, ja myślę, że wszystko, co zwróciliśmy się więcej do Wicza Stropie, o tej mentalności, o jego dzieciństwie też, to jest niesamowita część książki, która jest bardzo ciekawa, to myślę, że to warto przeczytać. Też są, możemy rzucić konwersacje o Nikonim Boja, recenzje też. To bardzo... Myślę, że może być ciekawa lekcja historii, żeby się nie powtórzyła. Vi invogliamo di nuovo a leggere questo libro. È una lezione di storia, di una storia che speriamo, incrociamo le dita, mai si ripeterà. E fatelo, vale la pena. Poi leggere sempre vale la pena. In più, questo mi permetto di aggiungerlo, come ha detto la professoressa, è un libro che potrebbe essere letto insieme con un altro, con quello di Hannah Arendt sul processo ad Eichmann a Gerusalemme. Eichmann a Gerusalemme. E in più vi consiglierei pure quelle conversazioni di uno psichiatra americano, Gilbert, con i grandi responsabili, i massimi responsabili dell'eccidio. Il libro nasce dalle sue conversazioni con i gerarchi nazisti, in buona parte verrà condannata a morte a Norimberga. Credo che questi tre libri si completino a vicenda, a mio avviso è giusto leggerli quasi in contemporanea, Mocharski, Hannah Arendt e Gilbert, lo psichiatra americano, forse è venuta l'ora di finire, di, come diceva Giovanni Paolo, bisogna chiudere. Se avete delle domande, ovviamente noi siamo ben lieti qui ad affrontarle. Allora possiamo fare ricorso alla famosa frase che dice l'argomento non l'abbiamo esaurito, ma il pubblico sì, è esaurito. E quindi...